il credito agevolato sia messo a disposizione dell'impresa al 2% come un tasso agevolato di fronte a un'impresa che si assuma alcuni oneri. L'onere innanzitutto di stare in regola con la legalità, di rispettare i diritti dei lavoratori, di avviare un piano occupazionale per i giovani e di investire nel mezzogiorno, perché soprattutto nel mezzogiorno bisogna investire per fare ripartire la crescita, deve partire da qui, deve partire dal sud. Ed infine, l'impresa e le aziende che vogliono accedere a questo credito agevolato devono assumersi l'impegno di non delocalizzare mai fuori dal territorio nazionale l'attività produttiva, come spesso avviene che portano fuori l'attività produttiva e determinano un'ulteriore disoccupazione in Italia. Beh, queste due semplici riforme, intervento contro i patrimoni illeciti e distrarre dal circuito bancario privato i soldi che arrivano dalla Banca Centrale Europea per indirizzarli a una banca pubblica che agevoli, che incentivi l'iniziativa economica privata, sono due riforme semplici. Ne abbiamo altre. L'Italia oggi rispetto all'Europa dà più di quanto riceve. L'Italia dà circa non ricordo esattamente, insomma, più credo che siano 12 su 8 miliardi di euro, non ricordo esattamente le cifre. Comunque dà più di quanto prende, dà quanto più prende, non perché sia stupida, ma perché sono incapace, a volte perché ci sono difficoltà di mettersi d'accordo, diciamo così, di spartirsi la torta, rispetto ai fondi europei a disposizione delle singole regioni. Bene, allora noi vogliamo che anche questo sia coordinato, pensiamo all'Agenzia Nazionale di coordinamento rispetto all'accesso ai fondi europei. Noi i fondi europei dobbiamo prenderli tutti e farli veicolare per progetti meritevoli. Noi dobbiamo premiare la migliore imprenditoria, noi dobbiamo finanziare la ricerca, noi dobbiamo impedire che i cervelli migliori italiani vadano all'estero, noi dobbiamo finanziare la scuola pubblica, l'università pubblica, la sanità pubblica, noi dobbiamo restituire dignità allo Stato, uno Stato che ha perso credibilità agli occhi dei propri cittadini, e in questo dobbiamo perciò restituire dignità alla politica. Il tempo sta correndo, mi avvio, diciamo, alla conclusione per rispondere rapidamente a qualche domanda di qualche giornalista. Dico soltanto e chiudo: noi siamo questo, siamo, dicevo, uno strumento, un'arma nelle mani dei cittadini, l'arma mediante la quale ci mettiamo a disposizione dei cittadini per un vero rinnovamento, una vera rivoluzione dell'Italia, perché la vecchia politica, la vecchia casta è asserragliata dentro un fortino, è un fortino assediato, loro sono sempre uguali, pensano solo a difendersi in base al criterio di irresponsabilità, e dentro quel fortino sono rimasti e resteranno per decenni se qualcuno non espugnerà quel fortino. Questo qualcuno non può essere la magistratura, non può essere nessun salvatore della patria, possono essere solo voi, possono essere solo i cittadini. L'evoluzione civile non vuole essere altro che uno strumento nelle mani dei cittadini per espugnare il fortino assediato, e questo fortino assediato può essere espugnato perché non è come vogliono far credere agli italiani i soliti politicanti, che ci sono dei sondaggi per cui le elezioni sono già chiuse, sono finite le elezioni, pensavate di andare a votare? No, secondo i politicanti già il voto è fatto, infatti si tratta solo di scegliere tra Bersani e Berlusconi sono d'accordo in questo. Berlusconi dice votate me, votate lui, e lui dice il contrario. Del resto sono abituati a essere d'accordo, essendo stati fino a qualche settimana fa insieme a sostenere il governo Monti, le politiche neoliberiste del governo Monti. Ebbene, sarebbe bene che gli italiani si riapproprino di questo diritto. Gli italiani, sappiano, i politicanti non hanno ancora votato, e l'esito del voto si saprà dopo che gli italiani avranno votato. Rispettino i politicanti, il diritto di voto di italiani, e noi lasciamo anche per restituire ogni diritto ai cittadini senza diritto. Grazie. Passare la parola agli altri candidati presenti, c'è
professor Murri, Orazio Nicandro, c'è, sì, c'è Giovanna Marano. Se ci sono giornalisti, se sono rimasti giornalisti in sala e vogliono fare qualche domanda, vi è concesso. Dottore Ingroia, posso una domanda? Sì, perché ho 3 minuti. Sembra a qualcuno almeno che Rivoluzione Civile stia per sostituire il vecchio PCI, nel senso che quando c'era il PCI, il Partito Comunista Italiano, quando c'era il Partito Comunista Italiano, lei ha l'età per poterlo anche sapere, c'era una certezza, c'era la certezza da parte degli italiani che almeno c'era un partito per la massa, per gli operai, che li difendesse contro le angherie della DC, PLI, PRI, eccetera, eccetera. Poi col tempo il bipolarismo ha eliminato questo e non c'è stato più nessuno a difendere la classe operaia. Rivoluzione Civile intende sostituire il PC? Ma... Gli sono stati di... Da come lo? Se no parlo... Ma... No, perché non pensavo di sostituire il PC, perché il PC ha avuto una sua storia, una sua parabola, si inquadrava in un momento storico molto specifico. Io peraltro credo che la forma partito abbia fatto il suo tempo, e infatti Rivoluzione Civile non sarà mai un partito, sarà un movimento politico. Sono convinto che un movimento politico che ha queste prossime elezioni politiche soltanto come prima tappa e proseguirà per un cammino molto lungo nell'interesse dei cittadini, secondo quello che i cittadini vorranno fare di questo movimento. Del Partito Comunista, che lei ricorda dalla storia più nobile del Partito Comunista, certamente noi ci sentiamo eredi di molti valori, del patrimonio di uomini come Pio La Torre in Sicilia o Enrico Berlinguer a livello nazionale, la battaglia, le questioni per una lotta alla mafia che Pio La Torre fece sua e portò avanti, la capacità e lucidità di analisi del sistema criminale mafioso che lui comprese già negli anni Ottanta, è quello su cui è al centro della nostra analisi, della nostra riflessione oggi. La questione dell'aggressione ai patrimoni illeciti, che infatti La Torre fece con la sua legge, che noi vogliamo applicare anche ai corrotti di evasione fiscale con questa nuova proposta, e non a caso che abbiamo candidato anche il figlio di Pio La Torre, che è Franco La Torre, in Sicilia, seppur nel Sicilia 1, credo, nel nostro collegio. La battaglia di Enrico Berlinguer per la questione morale. Bravo. Giustizia rimasta inascoltata, anch'essa che si colloca in quegli stessi anni. La Torre fa la legislatura nell'82, l'intervista di Berlinguer alla Repubblica sulla questione morale dell'81, in quegli anni è lo snodo fondamentale, dopodiché il Partito Comunista, la sinistra in generale, non ha saputo integralmente portare avanti questi temi. Anche per colpa del compromesso storico. Facciamo tutta la storia della prima Repubblica. E comunque, dico, su questo tema, la... Rivoluzione Civile. La questione morale, anche secondo noi, secondo la strategia tracciata da Enrico Berlinguer, si muove al centro della nostra riflessione come questione morale, che è questione di democrazia. Questo è quello che noi riteniamo in pochi. Io credo che attorno a queste tematiche si può formare l'aggregazione anche della sinistra migliore, e non è un caso che si siano non solo aggregati due partiti della sinistra come il Partito dei Comunisti Italiani e il Partito della Rifondazione Comunista, ma anche settori significativi e cospicui
di Cell, hanno lasciato Cell per entrare e per aderire a movimento, al nostro movimento, e credo che sia presente anche una, ecco, la Loredana Scerra, che è già, diciamo, della direzione nazionale di Cell, è stata membro della Commissione Nazionale di Garanzia. Membro della Commissione, quindi benvenuta alla Rivoluzione Civile. E che fa seguito ad altri che da Trapani e da Palermo già nei giorni scorsi hanno aderito a Rivoluzione Civile, non perché noi andiamo facendo campagna acquisti, ma perché evidentemente il progetto e la proposta politica di Rivoluzione Civile sta diventando punto di riferimento di quella sinistra che ricorda le elezioni di Pio La Torre e Enrico Berlinguer. Io temo che devo proprio scappare, non c'è più tempo per altre domande. Scusate, proseguite con il gioco di candidati per il progetto di